primo giorno di IFA, almeno ufficialmente, apre con il keynote di Alcatel che presenta la nuova gamma di prodotti. Parliamo di Alcatel A7, Alcatel A7 XL. Iniziamo dal più compatto dei due, compatto anche tra virgolette, perché abbiamo comunque uno smartphone con display da 5,5 pollici, Full HD 1920x1080 pixel con 401 ppi di densità. La costruzione è davvero molto buona, nonostante sia uno smartphone in policarbonato, con una lavorazione al posteriore davvero molto piacevole al tatto, che ne aumenta sicuramente il grip. Lato destro, bilanciere del volume, tasto di accensione come vedete zigrinato. Sul fondo abbiamo la sola porta micro USB, completamente pulito invece il lato sinistro. Superiormente jack da 3,5 mm e microfono secondario. Sul retro troviamo la camera principale, che è una 16 megapixel con autofocus e doppio flash LED, e anche il sensore di sblocco tramite impronte digitali. Oltre al logo Alcatel in traslucido dorato non abbiamo più nulla. Sul fronte abbiamo già visto il display, presente la camera da 5 megapixel che può arrivare fino ad 8 tramite interpolazione software con flash LED. Abbiamo due speaker frontali, almeno così è indicato, anche se molto probabilmente qui abbiamo il microfono poi replicato nello stesso design. Il software è quello che abbiamo già visto su altri prodotti di Alcatel. Andiamo un attimo a diminuire la luminosità per vedere un po' meglio come gira il device, che corre su Android nella versione 7.0 Nougat con patch di sicurezza aggiornati al 5 luglio 2017. Per quanto riguarda invece la base hardware, abbiamo un processore di MediaTek, un MT6750T, che sappiamo essere una soluzione octa-core da 1.5 GHz di frequenza massima, accompagnata da 3 GB di RAM e 32 GB di memoria interna. Il peso si fa sentire, non abbiamo il dato per quanto riguarda le dimensioni, ma comunque abbiamo una batteria da 4000 mAh. Passiamo invece al device dalle caratteristiche tecniche più interessanti, e parliamo di A7 XL. Qui le dimensioni crescono poiché il display passa a 6 pollici, anche qui andiamo a ridurre la luminosità. Per quanto riguarda invece la risoluzione, rimane Full HD, quindi sempre 1920x1080 pixel, leggermente migliore la qualità costruttiva con un corpo in alluminio con una lavorazione come potete vedere spazzolata, e novità assoluta almeno per il brand, la presenza di una dual camera posteriore. La principale vanta un sensore da 12 megapixel di Sony, la secondaria un 2 megapixel per dare profondità d'immagine, presente anche un doppio flash LED, e qui leggermente nascosto dall'antitaccheggio presente anche il sensore di sblocco tramite impronte digitali. Sul lato destro bilanciere del volume e tasto di accensione e spegnimento. Sul fondo abbiamo la porta micro USB, qui abbiamo lo speaker e il microfono. Sul lato sinistro lo slot per le SIM, micro SD e SIM. Superiormente invece jack da 3,5 mm e microfono secondario. Andiamo a sbloccare il device. Il display ci sembra davvero ben ottimizzato per quanto riguarda il rapporto screen to body. Il software qui è Android nella versione 7.1.1, sempre Nougat, con patch sempre aggiornate al 5 di luglio. Per quanto riguarda la base hardware, qui ovviamente abbiamo delle specifiche tecniche più importanti, poiché possiamo vedere come è presente un processore di MediaTek, un Helio P20, una soluzione octa-core da 2.3 GHz di frequenza massima, che sembra far girare in maniera abbastanza discreta tutto il dispositivo. Mali T860 la GPU, 3 GB di RAM, 32 la memoria interna. Per quanto riguarda invece la batteria, anche qui abbiamo una 4000 mAh. Voglio entrare molto rapidamente nella fotocamera per vedere un po' come è strutturata l'interfaccia. La messa a fuoco e lo scatto mi sembra che avvengano in tempi abbastanza rapidi. Qui poi abbiamo l'impostazione per andare a l'effetto bokeh o sfocato, un po' come vogliamo dire. Possiamo andare anche a regolare l'apertura focale del sensore. Abbiamo poi l'opportunità di scattare una foto in panoramica, girare video e andare a effettuare anche gli scatti con i settaggi manuali. Per quanto riguarda invece i prezzi dei due dispositivi, al momento A7 XL è atteso per il Q1 del 2018 in Italia, mentre invece l'A7, che riprendo subito, è atteso per fine ottobre a un prezzo di 239 euro. Per questo insomma è tutto, un saluto da Salvatore, ciao!